Salonetto 1931, Petrarca Basket 1934. Non credendo che ci racconti le cose quando avevi 3 anni, ma un po' dopo sì. Allora ti dico, nel 34 si formò, secondo le notizie e la mia testimonianza che posso dare, un gruppo di giocatori. Dopoguerra un gruppo si è formato. E chi sono questi qua? Sono dei personaggi veramente meritevoli e che, diciamo, io devo citare nel 47-48, io mi sono innamorato della pallacanestro vedendo giocare questa gente. E praticamente il Bruno Sullenbergo, il Dal Santo, gli Eddie Re, i Sambin, tutti questi personaggi, va bene, che anche il Pesavento, che dopo nella vita si sono affermati anche professionalmente molto in maniera molto. Dal Santo, professore universitario in America, il Sullenbergo, un bravissimo medico, e anche tutti gli altri, eccetera, hanno avuto una. E si sono formati così. E vedendo giocare loro, era una squadra di prima divisione, ci siamo innamorati e abbiamo formato un gruppo di giovani che ha fatto un campionato un'ora, che è andato poi negli anni seguenti a rimpolpare questa squadra e che dopo qua i nostri amici che sono qua, Pino Tefanelli e Tondi, diranno il corso che hanno fatto successivamente. Ma io volevo anche precisare una cosa, com'era la pallacanestro al Petrarca, all'Antoniano nel 1947? Campo in terra battuta, segnato alla mattina col gesso dal coro, il canestro di legno sulla linea della porta. Naturalmente era una cosa che è andata avanti così in altri 3-4 anni. Dopo, per merito proprio di Dal Santo, che era veramente un personaggio molto impegnato, cosa ha fatto lui? Ha cominciato lui a scavare con l'aiuto di impresa e hanno fatto il campo di cemento e commissionando dei canestri a sbalzo che sono stati poi, diciamo, per moltissimi anni la pietra miliare del pallacanestro padovana. Okay, hai nominato l'Antoniano, sì. La tua domanda la rivolgo anche al terzo Tom. Sì. Cos'è per te l'Antoniano? Antoniano, quali personaggi ti hanno soprattutto colpito? Cioè, c'è un personaggio che può essere definito il simbolo dell'Antoniano o più personaggi? Ecco, simbolo ci sono più personaggi. Cominciamo uno. Quello che ha dato l'impulso allo sport all'Antoniano è stato per me il segretario che era il professor Zanovello, il quale ha promosso il basket, il calcio, tutto è stato un personaggio eccezionale. Poi, andando avanti negli anni nello sport, nel campo e pallacanestro, un impulso l'ha dato anche il Travaini, è stato un personaggio fresca, ma soprattutto sul piano tecnico di portare a Padova la pallacanestro nuova americana è stato Franco Famini. Franco Famini è stato personaggio eccezionale da questo punto di vista, perché ha portato noi che avevamo la vecchia pallacanestro padovana, l'ha portato a un i criteri di America. Io ricordo sempre un bellissimo titolo di un giornale dove cominciamo il Sinofosi Stadio che diceva: gli studentelli del Petrarca sono promossi ogni anno. Molto bello, molto bello come titolo, e in effetti eravamo tutti studenti a quel tempo e abbiamo su 5 anni siamo stati promossi 4 volte e quindi siamo passati dalla serie C alla prima serie massima. In pochi anni dalla serie C alla serie A e subito dopo 10 anni di serie A, una serie A che aveva solo 12 squadre, tieni conto. E quindi era una serie A di dell'Inter proprio molto meno numerosa di adesso. E fu una specie di miracolo.
perché nessuno si aspettava che in una città, in una società dove non esisteva il pallacanestro, si arrivasse la Serie A. Oltre all'amicizia, quello che abbiamo accennato prima, cioè questo spirito di entusiasmo che aneggiava nei principali interpreti, sia quelli religiosi, ma anche il presidente. Noi avevamo, come dire, una travain, per dire, ci ospitava nella sua casa, vulcanico, era lì poi quello di Alta Rossa. Cattarossa. Anni, se non sbaglio è il 18 gennaio del 66, quindi tra pochi mesi, sono 50 anni dalla famosa partita con il Simeta Alba. Personalmente, visto che gli anni ne ho anch'io, sono andato a mezzogiorno, la partita era alle 5:30 del pomeriggio, a mezzogiorno, non dico fosse strapieno, ma almeno 1500 persone c'erano già, è stata la prima partita più bella, poi dal mondo si è scatenato. La gente veniva alle 2 per trovare il posto, se lo trovava, e la partita era alle 5:30. Dal mondo fu, diciamo, il creatore dell'entusiasmo per la città. Anno che eravamo in Serie A, che adesso mi pare che fosse il 58, e partito stracolmo, vittoria su Simeter, che aveva i giocatori più prestigiosi, non italiani ma anche d'Europa, c'erano dei giocatori che Alpieri, primo che mi viene in mente, che giocavano, e anche noi questa volta sempre al palazzetto stracolmo, stracolmissimo, siamo riusciti a batterli in casa, che era un evento storico. Non avevamo neppure, diciamo così, la più lontana speranza di poter gareggiare con quelli che fino a 2-3 anni prima erano degli UFO, come noi educassimo con i miei adesso. Certo. Avevamo questa forza. Voglio chiedere ad Alberto, ecco, parlare come stiamo facendo ora del passato, quanto aiuta per il presente? Mi sembra che ci sia qualche segnale di accoppiamento tra la famosa Virtus e Petrarca, io non so se sia una cosa positiva o meno, ma certamente mi auguro che Petrarca, che il basket a Padova cominci a rinascere effettivamente e possa dire una parola importante anche in campo nazionale. Senti, il famoso stile Petrarca, è retorica, non è retorica, è fuori dei tempi oppure è sempre valido? Ma io credo che sia sempre valido, adesso io l'ho seguito, adesso devo dire la verità, non lo sto seguendo tanto il Petrarca, sono stato però a vedere questo grande match che c'è stato tra Virtus e Petrarca poco tempo fa, con un una palestra strapiena e con tutti i posti esauriti, ed è stata una cosa molto molto bella effettivamente. E quindi vuol dire che se le squadre potessero salire di livello, la pallacanestro a Padova potrebbe giocare ancora un ruolo importante. Come dire, tangibile e credo positiva questo discorso qua, che premetto che sono ottimi rapporti con Bernardi, sono ottimi rapporti anche con il presidente del Petrarca, e insomma, però io ho capito per i contatti che ho anche al di fuori di questo ambiente qui che la resurrezione, diciamo così, di Padova cestistica, al di là dell'unione delle due squadre, che mi sembra una cosa a sto punto qui positiva allo stato economico del business cestistico adesso, ma avverrà solamente se si trova uno sponsor che tira fuori i quattrini. Solo e solamente, cioè unire due poveri non fa un ricco, fa un povero circa uguale, e così anche in termini tecnici come giocatori. Adesso quelli hai, se non hai più soldi non vai avanti e non basta. A livello invece di religiosi, di gesuiti, quale gestione di gesuiti aveva abbandonato, diciamo, lo sport del Petrarca? Invece i giovani gesuiti adesso hanno creato nella vecchia scuola di Gigione un pensionato di gesuiti, una biblioteca, e hanno progettato un nuovo Petrarca Antoniano, una nuova scuola di religione,
nella parte che è rimasta dopo aver ceduto metà campo Trepini al nuovo orto botanico. Allora io hanno incaricato un progettista, nostro amico l'architetto Filippo Pettini, che ha fatto un progetto meraviglioso che prevede una palestra di pallacanestro, una nuova sede della scuola della regione con aule e un campo di calcio a 5, e naturalmente adesso tutti i ragazzi hanno la moto, la macchina, un garage sotterraneo. Io ho visto il progetto, ho già ottenuto il benestare della sovrintendenza a Venezia, del comune di Padova. Cosa manca? I gesuiti che tirano fuori i soldi. Perché i gesuiti cosa hanno fatto? Hanno avuto i soldi della vendita della vecchia scuola, del vecchio Antoniano, sì, del vecchio collegio universitario, dove però l'iniziativa di queste imprese non è andata tanto a favore, perché erano appartamenti di lusso e alcuni sono invenduti. Però i gesuiti hanno preso i soldi e hanno preso diversi miliardi a questo tempo. Ma quello che ho capito, non li vogliono impegnare per costruire Antonio, sperano sempre anche loro, uno sponsor. E adesso gli sponsor con questa crisi economica cioè non è facile trovare. Per cui il progetto è bellissimo, io l'ho visto, campo di pallacanestro stupendo, e collocato sotto dalla parte di Santa Giustina. La sovrintendenza ha detto che si inquadra nel paesaggio in maniera meravigliosamente, e bisognerebbe trovare uno, bisognerebbe trovare un Geremia, come ha detto lui, che va a spingere, che va a cercare i finanziatori spingendolo, ma non esiste a Padova uno che abbia queste caratteristiche. Ricordi il presidio di Kobe Merlin e Pretto, qualcosa in particolare? Sì. Le persone che più hanno dato a Petrarca sono stati Pretto, Merlin, con Attenzione, ma era un personaggio di una straordinaria umanità, qualità umana che a tutti noi ha dato moltissimo. E poi c'era un ambiente di gesuiti, comunque c'era Padre Cimano, un personaggio di grande rilievo era Padre Missori, amico comunque del Petrarca. C'era quello che oggi non c'è più. C'è anche un nucleo di gesuiti importante, oltre che con personalità, numericamente, adesso come in tutte le cose, i gesuiti sono pochi e distratti dal loro impegno principale. Sono d'accordo con Giusto che senza forze economiche è difficile rimontare in un mondo dove tutti i giocatori oggi sono strapagati. Circostanze particolari, perché furono circostanze particolari, eccezionali, una congiunzione positiva degli astri che fece sì che quel Petrarca riuscisse a fare quello che ha fatto. Ci vorrebbe un momento fortunato, magico, ma senza sponsor, come molto pragmaticamente, molto seriamente dice Giusto. E a Padova. E poi, per quanto riguarda la domanda che avevi posto prima, io credo che anche l'unione delle forze sarebbe stata d'accordo se entrambi riuscissero a trovare un ragionevole componimento delle loro tesi, ma mi pare che siano tutte persone che amano il basket e che per il basket lo farebbero volentieri. Avete un momento più bello di Ali, cioè un momento top della vostra carriera da ricordare? Anche non necessariamente legato a una vittoria, magari così, un momento di emozione particolare. Io ce l'ho quella della famosa Simmental, che te l'ho detto, la prima volta che abbiamo battuto il Simmental, le famose scarpette rosse che era una roba, e li abbiamo battuti nettamente in casa. Quindi io in quella partita modestamente ho segnato 33 punti, me lo ricordo anche per quello. Quando non c'era il tiro da tre. Non c'era il tiro da tre, se no. Superavi 40 probabilmente. E allora c'era con questi come dire, personaggi mitici, Riminucci, Pieri, Volpato, tutta gente che aveva giocato 70 volte, 100 volte, 200 volte. Erano tutti nazionali, era squadra nazionale. E noi, quattro ragazzetti di parrocchia, capito? Quella è stata una roba, quella è stata, cioè, il momento più bello, io me lo ricordo. Se me ne ricordo, Riminucci poi è detenuto per anni in record di 77 punti. Sì, teneva tutti i record, sì, era un giocatore. Ricordo che
Il Petrarca prese il primo titolo juniores, mi sembra a Pesaro, no. Dove? A Teramo. A Teramo. E io avrei potuto giocare perché ero in età, ma invece ero passato alla prima squadra e io potevo però giocare juniores. E in quei tempi non era possibile giocare sia nella prima squadra che nella squadra minore. Non mi è mai passato il rimpianto di non essere riuscito a prendere il titolo juniores di basket. Di basket. Che fu io quello fatto straordinario, una cosa sconosciuti completamente. Veramente è una cosa. E questo è il capitolo rimpianti. Rimpianti, sì. No, poi diciamo le cose belle sono state poi quando effettivamente con Doug e con Nikolic eravamo primi nel campionato di serie, nella massima serie, nel girone di andata e alla fine siamo arrivati terzi, quindi è stata una cosa veramente di grande soddisfazione. Che bambino! Ma guarda, quando ogni volta combattavamo una grande squadra, Ennis, Simmet, tutte le abbiamo battute, tutte naturalmente prevalentemente vincevano loro, però in qualche occasione abbiamo vinto, ma per me il ricordo è diverso, è più generale, più e ne, non riguarda un singolo episodio, ma proprio quello star bene insieme e quelle delle belle figure per farlo, per noi stessi, per la nostra città. Sì, è un flesso 1, 2, 3, 4, un bel sogno nel cassetto. Ecco, il mio sogno è questo, che queste squadre padovane creino un vivaio. Perché il Petrarca è arrivato a quel punto? Perché per due o tre anni la squadra junior del Petrarca è diventata campione d'Italia. Adesso cosa parliamo? Che va bene che sono i tempi cambiati, perché anche i junior sono pagati adesso. Si ricorda che una volta andavamo in campo e che non ci davano le tritte, andavamo col pantone quando era freddo, quindi questo deve... Adesso c'è tutto, ma devono curare i vivai, perché il Petrarca è arrivato quello che è arrivato perché aveva un vivaio eccezionale. Pare che questo non manchiamo molto, però un po' ti contraddico, perché per esempio la Virtus ha un vivaio molto buono. Sì. Uno dei migliori d'Italia, sì. No. Anche il Petrarca è un buon vivaio. Anche il Petrarca è un buon vivaio, però, non basta perché i giocatori, no. Giocatori vanno. Lì è stato un colpo di fortuna, non è lotto il nostro, in altre epoche, sì. Un altro numero. Adesso la selezione è molto più difficile, però è sempre indispensabile. Il livello è talmente cresciuto che il avere un vivaio buono non è tutto. Venne qua l'allenatore nazionale italiana a Padova, Van Zan, allenatore americano. Come insegnava a tirare i tiri liberi? Noi eravamo poveretti, tiravamo così, lui no, ha detto, si fa così. In un certo periodo è stato così. Era il mio stile. Ecco, faceva tirare così. È cambiato tutto adesso. Adesso sì, io non ho visto nessuno. Era allenatore nazionale italiana. Allenatore americano. Sono cambiati dei rigori del calcio. Evidentemente ho fatto troppo di testa e non tecnico. Esatto, solo questo. No, questo però. Una volta c'era da noi la gente che, anche adesso, fino in epoca recente, anche per propensione al gioco non riusciva a tirare il tiro, no. Ci sono anche NBA, delle gare, 30-40% di mese. Ecco, volevo un altro particolare, sì. Come è cambiata la pallacanestro. Ai tempi loro, noi tempi miei, dove le strutture, il centro della nazionale italiana era Stefanini, questo nome qua storico, grandissimo giocatore, che era 1,86, un momento. Quando loro hanno cominciato a giocare, il più alto giocatore italiano, che era guardato come un fenomeno da baraccone, 2,02 metri, era un certo Calebotta. Calebotta. Sì. Adesso i 2,02 metri ci sono in tutte le parrocchie, nelle squadrette. Una volta è 2,02 metri, e chi lo marca? E chi è che lo faceva nazionale dopo un anno che giocava a pallacanestro, due anni, col Cus Milano, io giocavo contro questo. Ed è una roba incredibile come è aumentata anche la statura. Una volta i piccoli dominavano, la Ryan.
aveva una squadra d'assalto, aveva giocatori piccolissimi. Ai tempi in cui... Perché finisco il tuo discorso. Sì, perché? Questo, che una volta, come dire, l'estro, la varietà dei tiri, sì, erano il 70% sì, dell'abilità di uno, sì, almeno il 60%. Adesso sono il 20%, sì, erano arrivati al 10% e adesso stanno crescendo. Sì, io sì, seguo parecchio la NBA. No, esiste solo la forza bruta. Certo, il fisico, una volta c'erano dei giocatori che vivevano di astuzie, di tiri strani, i controtempi, le colombelle. Adesso... Non abbonetto di questo, no, di questi giocatori. Come dicevano, nel nome del Petrarca, come dicevano i grandi ipici americani, sai che io sono appassionato di ipica. Good horse, good eater. Un buon giocatore è uno che mangia tanto. E questo... Ecco, Giulio Petrarca, un pensiero per il Petrarca. Io penso che nella mia vita Petrarca ha avuto grande importanza, mi ha fatto conoscere questi e altri amici che mi sono molto cari, mi hanno fatto compagnia tutta la vita. Spero, ma sono necessarie delle condizioni non facili, che Petrarca possa ritrovare ancora una spinta maggiore di quella di oggi. Non voglio che mi faccia, che queste circostanze, che devono essere molte, si mettono insieme e ci sia. Bene. Io spero che i gesuiti creino, diciamo, questo ambiente come una volta, e realizzando un progetto, quella è la base per un futuro Petrarca. Io lo vedo così, ma però sempre la questione economica è la base di tutto, purtroppo. Io mi auguro che, come c'è stato nel 90, una ripresa del Petrarca. Tra l'altro in quei tempi giocavano Stefanelli, Tonzi e Bonetto. Adesso ci sono ancora dei Bonetto molto giovani che giocano molto bene, 18-19 anni. I Tonzi che arriveranno, gli Stefanelli speriamo che arrivino. Stefanelli arriva, e che con questi nomi nuovi si riesca a riprendere un nuovo internet. Un nuovo auspicio, lo penso e lo spero anch'io. Però, diciamo, per fare una cosa realistica in questo contesto, per mantenere il basket a Padova, occorre creare un impianto, mi sto ripetendo, di tipo economico. Poi ci possono essere i gesuiti, chissà mai se vengano, e che in qualche modo incentivino anche questo da un punto di vista morale. Però ci vuole una partenza seria, la programmazione, i quattrini e tutte queste cose qua, se no nessuna squadra, neanche nelle migliori intenzioni, riesce a prendere quota. Ecco, unisco anch'io naturalmente auguri di cuore a Petrarca, che è sempre stato il mio cuore dagli anni 60, quando vedevo tutte le partite, e grazie per l'attenzione. Grazie a voi.